Mi riaggancio a quello che ha detto Riccardo per dire in buona sostanza che questa che noi stiamo proponendo è in realtà un percorso di ricerca, insomma, è il tentativo di dare una, possiamo dire così, una fotografia aggiornata di un dispositivo, più dispositivi governamentali, come li abbiamo definiti, appunto in quello che abbiamo chiamato canovaccio di riflessione. Dispositivi governamentali in cui si intrecciano fasci di relazione di potere tra appunto l'apparato di polizia e apparati di polizia di sicurezza, sistema informazione, magistratura, insomma, ecco, quello è il punto. Fare il punto aggiornato della situazione su questa al contemporaneo, alla data dell'oggi, ecco. E in buona sostanza cerchiamo, proprio per questo è un percorso di ricerca, perché noi cerchiamo di una conferma alle nostre tesi, o meglio a quelle che al momento sono spunti di riflessione. Effettivamente è così, è in campo questo dispositivo governamentale finalizzato al contenimento, dissuasione e repressione del disagio sociale e del dissenso sociale. Questo è il punto di partenza di questo percorso di ragionamento e di ricerca di cui parlava Riccardo. Secondo noi, lo è, secondo noi le cose stanno in questi termini. Cercheremo appunto di verificarlo sia prima nei seminari e magari di approfondire e ampliare lo spettro, diciamo, e di allargare il campo della fotografia che cerchiamo di scattare alla contemporaneità in cui siamo immersi. Effettivamente siamo partiti anche qui da accadimenti singoli, da casi singoli che si sono verificati, che ci hanno indotto a ritenere che ci fosse un'unica matrice. Una matrice dietro, un'unica matrice di un dispositivo governamentale. E da un lato, diciamo, i casi che si sono verificati a partire in quest'ultimo periodo, parlo, diciamo, di quello che accade sempre più spesso durante le manifestazioni, in cui si creano praticamente delle bolle spazio-temporali in cui l'apparato poliziesco può commettere qualunque cosa, è come se fosse una bolla sottratta a qualunque regola. Faccio riferimento al caso specifico accaduto poco tempo fa, forse già dimenticato, della ragazza Zainetto calpestata nell'aprile scorso. E si è subito trovata una giustificazione singolare, paradossale, sembrava uno zainetto, ma quella giustificazione è venuta a sigillare un operato che inaccettabile, cioè quello di un appartenente all'apparato di polizia che calpesta, probabilmente per umiliare, una persona che si trova a terra che non sta facendo nulla. Per dire questo, che anche in questo caso specifico, in cui, come dire, ogni evidenza ci dice che è un atto di prepotenza, di prevaricazione, eppure, come dire, si è subito attivato quel circuito di cui dicevamo all'inizio, di circuito di relazione. L'appartenente all'apparato di polizia fa questa porcheria, immediatamente dopo viene fuori la giustificazione dello zainetto, che viene avallata e sigillata, diciamo, come col canone di veridicità dal sistema informazione, a parte qualche voce, diciamo, un po' più o meno scandalizzata, ecco. Quella giustificazione di fatto sembra essere passata nel discorso pubblico, nell'opinione pubblica. Ricorderete che allora ci fu addirittura un unico sottosegretario del Partito Democratico al Ministero degli Interni che ebbe l'ardire di alzare la voce, ma fu immediatamente zittito nei giorni successivi, non solo e non tanto dai colleghi di partito, o dai colleghi parlamentari o dai colleghi sottosegretari, ma soprattutto dai vertici della polizia. E venne zittito a tal punto che ovviamente non è più ritornato sull'argomento. Questo per dire che
che appunto questo lo trovate anche nel canovaccio di riflessione, nel vuoto politico in cui ci troviamo, no? Venuta meno, si dice sempre, si è sempre detto, su questo siamo, diciamo, abbastanza d'accordo, che l'economia ha sostituito la politica in molti campi. Non ci siamo resi conti, forse, però, che appunto l'assenza della politica non è stata colmata solo dall'economia, ma anche dai fasci di relazione di potere, dai dispositivi governamentali, dagli apparati di polizia, che in buona sostanza appaiono a me, insomma, o almeno sembrano assumere anche le caratteristiche di soggettività politica. E qui mi riferisco anche qui ad esempi concreti, perché è inutile strologare idee se poi non si collegano a fatti specifici. Abbiamo avuto negli ultimi anni una crescita vertiginosa delle sigle sindacali di polizia, tutte più o meno orientate verso destra, diciamo, no? O verso l'estrema destra. Togliamo il SIULP, che è il sindacato storico di polizia, ma insomma questi micro sindacati di polizia si rappresentano ormai non come associazioni sindacali di categoria, ma quasi come partiti politici. Intervengono in ogni situazione che vede implicate le forze dell'ordine per assumere un ruolo di difensore politico dei soggetti che di volta in volta vengono invischiati in situazioni ai limiti della decenza. E di fatti e di casi ne possiamo citare tantissimi. La persecuzione verso la famiglia Aldrovandi da parte di alcuni sindacati di polizia, le prese di posizione sul caso Cucchi, recentissime, e quindi la trasformazione, diciamo, della vittima e dei suoi familiari in responsabili della morte del proprio familiare, di fatto. Per non dire che poi ormai ci sono anche organi di informazione che noi, insomma, in buona sostanza, se prendiamo, faccio il nome di alcune testate, Libero, Il Tempo, sono ormai organi di informazione praticamente quasi circoscritti ai lettori appartenenti, cioè sono degli house organ delle forze dell'ordine, in buona sostanza. Anche qui faccio un esempio concreto. Quest'estate, perché poi insomma bisogna andare anche a guardare, nel mese di agosto è accaduto che per una strana coincidenza si sia ritornati sui fatti, una strana coincidenza giornalistica, non ce n'era motivo, ma insomma si sia ritornato sui fatti dell'aprile scorso. E giustamente Il Tempo ci è ritornato sopra con tre pagine di speciale per giustificare il poliziotto che aveva calpestato la ragazza Zainetto e per crocifiggere il ragazzo che la proteggeva, che si era sdraiato sopra di lei per proteggerla. Ecco, sono casi concreti che danno il tono, il clima di una situazione in cui ci troviamo, insomma. Anche tutto quello che si è venuto e che era cresciuto nella coscienza del paese, insomma, nel discorso pubblico dopo i fatti di Genova 2001, è venuto via via scemando, tant'è che oggi è impossibile discutere, ormai proprio fuori da ogni agenda, discutere di numero identificativo degli appartenenti alle forze dell'ordine e di introduzione del reato di tortura, che sta lì a vegetare nelle commissioni parlamentari. Mentre invece nel corso del tempo abbiamo avuto le videocamere sulla divisa degli appartenenti, dei capi squadra dei reparti mobili, che, parentesi, per puro caso, il giorno della carica agli operai della ST di Terni erano spente, anche se erano indossate, ma è un caso, no? Non si può dire che non sia un caso. L'uso dello spray al peperoncino e da ultimo il taser. Ovviamente la pistola elettrica, tutti strumenti che verranno impiegati nelle situazioni di ordine pubblico, così come hanno più volte spiegato i vertici del Ministero.
è sempre pronto e fa sempre capolino il meccanismo normativo che si vorrebbe introdurre del DASPO politico. È stato infatti appena ripreso dopo i fatti pure lievi e marginali del 14 novembre scorso, tant'è vero che alcuni appartenenti a Forza Italia e alla Lega lo hanno già proposto nelle commissioni. C'è da dire che neanche questa era una novità, nel senso che ne avevano parlati a suo tempo Maroni da ministro dell'Interno e altri, ma non è nemmeno una novità in senso, dal punto di vista storico, perché è questa storia del DASPO politico, e a parte che c'è già di fatto con i fogli di via che praticamente impediscono come misura amministrativa alle persone di recarsi per anni nelle città o nelle località dalle quali il prefetto li vuole mandar via, diciamo che nemmeno questa è una novità, perché la prima proposta di DASPO politico è del 1961 del ministro della giustizia democristiano Gonnella, e in quell'occasione non passò. Certo, fa riflettere, pensare che oggi nel 2014-2015 una proposta di questo tipo, se portata nelle aule del Parlamento, passerebbe, diciamo, con grandi numeri rispetto alla situazione in cui si stava nel 1961, in cui invece si riuscì a evitare che venisse approvata. Ecco, questo è il substrato dal quale partiamo. Abbiamo detto apparati di polizia, sistema informazione e magistratura, che poi arriva alla fine a suggellare una impostazione di questo tipo, e anche su questo abbiamo dei riscontri precisi in termini di fatti accaduti. Mi riferisco in particolare all'arresto di alcuni attivisti avvenuto qui a Roma in diversi periodi tra maggio e ottobre, ma in tutti i casi la matrice unica del motivo dell'arresto era che si trattava di persone molto in vista nell'ambito e nell'ambiente dei movimenti, e che quindi erano persone che potevano dare l'esempio, o meglio il cattivo esempio, e questo creava pericolo, un pericolo tale che meritavano di essere arrestati. Questo è un ulteriore elemento che ci rafforza nella nostra intuizione. Da questa condizione materiale, da questo stato dei fatti, ovviamente discende, poi lo dico velocemente, il trionfo della legalità e dell'ordine pubblico. Ma la legalità, in realtà, se noi ci pensiamo, è una scatola vuota, eppure è proprio per questo, e l'assenza della politica, che ormai si è ridotta a frasi autistiche, ne tiro qualcuna a caso degli ultimi giorni, massimo rispetto, ma poi noi decidiamo, non accettiamo lezioni, ma poi noi decidiamo, che in termini di comunicazione o dialogici hanno poco senso, e quindi ci si rifugia nel rispetto assoluto della norma così come scritta, dimenticando però una forza politica o più forze politiche dovrebbero avere però la forza di dire che in realtà se le leggi fossero state immutabili da sempre saremmo rimasti ai 10 comandamenti, insomma, no? Cioè non si andava molto, molto oltre, ecco, se non si poteva mettere in discussione, o almeno come qualcuno ha detto più recentemente, saremmo rimasti allo statuto albertino, perché se non si può mettere in discussione una norma, ecco, lì stiamo. E il problema è che poi, oltre ad essere una scatola vuota, questa ideologia della legalità che praticamente ha sostituito la politica o le idee politiche, bisogna vedere come la si intende, perché in realtà, o come la si vuole valutare, perché ovviamente la legalità è anche quella che ha prodotto la morte di Stefano Cucchi, determinando e imponendo l'arresto per i consumatori di sostanze stupefacenti, o pensiamo a tutta la situazione sui migranti, la Bossi Fini sui migranti avrà prodotto pure delle morti, insomma, eppure quella è legalità. E
non può essere la legalità il canone che guida l'azione politica, e tantomeno può essere il totem della norma scritta che può fermare un'elaborazione politica. Oggi va di moda anche la storia della riforma della prescrizione, perché si dice il reato, la vicenda dell'amianto ha determinato di fatto una estrema ingiustizia. E così è vero, questo è vero, cioè è un'estrema ingiustizia, atroce, senza dubbio. E si è detto però la legge è quella, bisogna applicare la legge, non si può fare diversamente. Il problema è che chi ha scritto la legge sulla prescrizione ha avuto molto a suo tempo, molto come dire, a cuore, ad esempio l'ultima, quella che diciamo la legge che ha favorito di fatto Berlusconi e quant'altri. Eppure quella legge è stata scritta con una penna intinta nel veleno, o con la tastiera intinta nel veleno, per dire, perché in base a quella legge il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che è il reato che viene contestato maggiormente agli attivisti sociali, è un reato che si prescrive in oltre 18 anni, cioè mai, cioè letteralmente mai. Il reato pluriaggravato, che viene sempre contestato nelle occasioni di manifestazione di piazza, perché viene sempre come dire, contestato con l'aggravante di aver partecipato insieme a un numero di persone superiore a 10. Ecco, quel reato si prescrive in oltre 18 anni, anche se è consistito nel semplice lancio di un ortaggio. Ecco, quindi poi bisogna andare a vederle queste cose della legalità e di come poi viene appunto fabbricata, costruita, scritta una legge, perché questa ovviamente poi c'è l'impronta, ed è un'impronta decisamente che ha una matrice politica ben precisa, ma non solo una matrice politica, se rimettiamo insieme i pezzi, movimenti sociali, migranti, consumatori di sostanze, già possiamo dire che ha una matrice classista, ben precisa e ben individuata, questo a mio modo di vedere. E da ultimo volevo anche far presente che non è una situazione che riguarda sicuramente solo l'Italia, e forse ecco, nel percorso bisognerà vedere se possiamo allargare lo sguardo oltre i nostri confini. Intanto segnalo che effettivamente quello che sta accadendo in questi giorni, o quello che è accaduto a Ferguson in questi giorni, richiama quella matrice classista di cui dicevamo, perché in buona sostanza ed ha un riscontro preciso in quanto è accaduto in altri fatti che sono accaduti qui da noi pochi mesi fa, e mi riferisco, nonostante gli analisti, molti si siano precipitati a fare delle similitudini con altri casi accaduti qui, è sconcertante. Io non so, almeno da quello che ho letto, della similitudine col caso Cucchi, col caso Aldrovandi, secondo me è sconcertante e sintomatico che invece si sia perso di vista qual è l'unico caso che è possibile paragonare al caso di Mike Brown, ed è quello di Davide Bifolco, due soggetti marginali uccisi per strada. Poi le conseguenze saranno le conseguenze processuali qui non interessano, potranno pure essere diverse. Però il punto è che quei due omicidi hanno la stessa matrice, una matrice classista. Grazie.